La parola di oggi è tratta dal Vangelo di Matteo, al capitolo 11 e nel versetto 28 Gesù dice queste bellissime parole. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Quante volte questa parola mi ha dato forza, coraggio, consolazione, quante volte, no, capita di essere tristi, stanchi, delusi per qualcosa, addolorati, no, un pochino depressi. E chi è che non capita, diciamo, momenti come questi nella vita, ma anche nella settimana, no, nella giornata? Ecco, una parola così, così piena di tenerezza e di premura, è come una mano tesa, no, che ci viene incontro, è proprio come si dice, una spalla su cui piangere. E infatti noi possiamo con la preghiera, ma anche per esempio nell'adorazione, no? Dove Gesù è proprio lì ed è lì per noi. Ecco, possiamo davvero appoggiare la testa, no? Su quel cuore che è spalancato, no? Che è aperto lì per noi e sicuramente ci troveremo ascolto, comprensione profonda, sicuramente troveremo consolazione, illuminazione, no? Guida se ne abbiamo bisogno. E una cosa non dobbiamo dimenticare, che anche noi cristiani siamo chiamati a fare la stessa cosa con i nostri fratelli, perché se abbiamo ricevuto noi conforto da Dio, altrettanto dobbiamo fare con i nostri fratelli. Quindi aprire gli occhi, aprire il cuore alle necessità, ai bisogni, alle sofferenze degli altri. E non dimentichiamo che proprio attraverso il nostro aiutare i fratelli può darsi che trovino questo Dio che li ama, no? E che gli si fa incontro, anche grazie a noi, gli si fa incontro personalmente sulla loro strada.